531 e con il programma Gli Isolani in compagnia con Paola e Antonia, e abbiamo appena ascoltato a Jeff's Sponge. Grazie a Jeff e George, e buonasera Paola. E buonasera a tutti. Giuseppe, for joining us today. I'm very pleased to meet you. Lovely to meet you. So lovely to do whatever I have to tell you, or all my experience of life. Thank you. Is it okay if I ask you some questions? Certainly. Wonderful. So what year did you come to Australia? 1954. Wow. Yeah, by boat it was Neptune after Lloyd Tristino. Yes. We left in Naples on Friday. Beautiful. Yes, still remember the day. Then not do that on Friday or Tuesday. And what year did you start transmitting, and how did you know that people could actually hear you? Yeah, when we came here in Adelaide, it was a program of Italian language presented by Sanremo Pasta. Every Saturday was an air. And then my mother-in-law that was here,
After a while, you know, when there was a voice that would be created, radio, my mother-in-law and my wife said, Giuseppe, why don't you join the... Mother, I got problem with the work, you know, don't worry about the radio, English, not, yeah, enough yeah. radio in my ear and ear. So I joined, and I had father of my daughter, yes. and he was working in Mr. Disease at the time. Yep. And then, look. Morning. Today we're at Radio Televisione Italiana 531 radio station, and we'll be talking to Mr. Mario Rimaldi, president of Radio Italiana 531. Good morning, Mr. Rimaldi, and welcome. Thank you, Risa. How long have you been president of Radio Italiana 531? Well, I'm coming up to the end of my second year, so I was elected in October 2019. Yeah. As elected president, how do you ensure that the fundamentals of the origins of the radio station are never forgotten? Rosa, that's a great question. Fundamentals of the station, look, the committee meet every month, and most of the discussions around our committee meetings always centre around exactly what you just asked, and that is, how do we make sure that we don't lose or forget about our culture, our traditions and our language? And generally a lot of that is done by the events we partake in or in the events we organise. And our events are always organised that they've got that in mind. So, as an example, earlier this year we had a chili festival, you know, because it's something that was big in the Italian culture. Only last month we hosted the salsiccia festival, the best salsiccia, where we had about 18 entries from various listeners, and we had a panel of judges, including a butcher, two butchers actually, and you know, the best sausages won. It's a good community thing, but it's also good when we talk about maintaining culture, maintaining our culture. And how does your role contribute to the Italian community and to Radio Italiana 531? Radio Italiana, I've been saying for a long time, because it's a media outlet, is probably the loudest voice of the Italian community. So if something needs to be put out there, it's always done through Radio Italiana 531. All the clubs, the associations are all members of the radio, and whenever they have a message... Tutti, oggi abbiamo il piacere di intervistare Eleonora Finoia di Radio Italiano 531. Lei è il production manager. Potresti per favore condividere con noi un esempio di come hai aiutato i tuoi ascoltatori durante il Covid-19? Raccontici una breve storia di un ascoltatore, per esempio. Guarda, condurre programmi radiofonici dà sempre una grande soddisfazione. Soprattutto durante il Covid ci siamo accorti, sia l'anno scorso che siamo andati in lockdown nel periodo di Pasqua ad aprile, che quest'anno abbiamo condotto i vari programmi da casa. Io avevo la mia attrezzatura e dalla stanza di giochi di mia figlia conducevo il programma radiofonico e ricevevo tantissime telefonate perché eravamo la loro salvezza. Sì, ricordo
ricordo in particolare questa persona che mi chiamò e mi disse: tu mi hai salvato la vita, io stavo andando in depressione, perché questa persona ha 92 anni, wow. Ho mia moglie in una nursing home, non la posso andare a trovare, lei ha la demenza, quindi anche se la chiamo a volte mi riconosce, a volte no, sono chiusa in casa, però sentire la tua voce, sentire che ci sei, sentire che non parli di Covid, perché quello che ho fatto, ho cercato di dare le notizie attuali, sì, però cercare di non parlare di Covid, perché se ne parlava già tantissimo in televisione, e cercare appunto di fargli trascorrere quelle due ore in spensieratezza, mettendo della musica, parlando con loro, dicendo: siete in casa, cucinate, ditemi una ricetta, cosa state preparando, entrate in diretta radiofonica, quindi anche giocando con loro, e sentirsi dire queste cose, che la radio salva tra virgolette la vita delle persone. Come gestiscono le scadenze quando si gestisce la produzione? È un lavoro interessante, perché poi è come, sono tutti come i miei figli, no? Quando esce fuori una pubblicità, quindi devo mettere del mio, della fantasia, le scadenze sono molto importanti, mm-hmm. perché sono degli sponsor che pagano, e quindi pagando ovviamente dobbiamo rispettare dei tempi. Solitamente, siccome non lavoro full time, solo 3 giorni alla settimana, quindi in 2 settimane, che poi sarebbero 6 giorni lavorativi, cerco di far uscire fuori la pubblicità approvata e quindi pronta per essere messa in diretta radiofonica. Buongiorno a tutti, oggi abbiamo il piacere di intervistare Marco Petta di Radio Italiano 531. Come stai oggi? Bene, grazie. Bene. Quali benefici credete di contribuire al pubblico d'ascolto italiano come direttore di stazione? Ma sicuramente la lingua. Con la lingua, con la mia lingua italiana, posso aiutare tanto la cultura degli italiani in Sud Australia, per mantenere la cultura italiana viva, anche per, ovviamente, essendo giovane, portare una ventata d'aria fresca qui alla radio, facendo scoprire nuove tecnologie, con ovviamente la mia esperienza in tutte queste cose può aiutare, quindi la cultura può andare avanti, ovviamente, però è bello, a me piace tornare un po' sempre al nostro paese, perché l'Italia è un bel paese, e allora cerchiamo di creare una specie piccolo, di un piccolo community hub, sia come se fossimo in Italia. Sì. E quali cambiamenti vorresti vedere all'interno dell'industria radio italiano? Ma bella domanda. Sinceramente un po' più programmi digitali, un po' più di podcast, devo dire, un po' più di programmi giovani. I programmi che abbiamo adesso sono bellissimi e rispecchiano tantissimo la nostra comunità, i nostri ascoltatori, però vorrei allo stesso tempo portare più giovani della comunità italiana e italo-australiana, e così da portare anche più volontari giovani, senza sempre dimenticare quello che fanno i nostri volontari, che sono qui da tanto tempo, però devo dire ringiovanire. Buongiorno a tutti, oggi abbiamo il piacere di intervistare Michele Giglio di Radio Italiano 531. Dove vedete il futuro di Radio Televisione Italiana tra 3 a 5 anni? Da qui a 5 anni io spero di vedere gente giovane come te, Linda, che magari potesse venire alla radio e contribuire per attirare più giovani, perché ovviamente i volontari adesso vanno tutti verso i 70, gli 80 anni, e arrivata a quell'età prima o poi esce di scena. Sì. È successo recentemente che proprio alcune persone escono di scena per diversi motivi. Allora abbiamo bisogno di rimpiazzare queste persone, perché la radio italiana ha una funzione molto importante, che è quella di comunicare con la comunità italiana e cercare di interessarli a qualcosa che possa essere importante nella loro vita. Prendi caso, le case di riposo sono un caso, ma c'è molta gente che vive a casa sola e non vuole solo sentire musica, vuole anche ascoltare qualcos'altro. Un po' di ragionamenti. Il
tuo ruolo essere in onda e questa stazione radio? Ecco, il ruolo mio particolare è quello originario. Quando io ho cominciato alla Radio Italiana, diciamo nel 1979-80, quando ho cominciato ero community language lecturer e il mio compito era quello di coinvolgere gli italiani, non parliamo di radio, ma gli italiani in generale, e in qualcosa che li potesse interessare, migliorare la loro cultura, farli uscire da casa, per esempio insegnargli come cucinare con meno grassi, oppure in qualche parola cercare di allargare il loro orizzonte. Sì, sì. E così la radio era... Today of interviewing Elena Scalfino from Radio Italiano 531. How are you this morning? I'm very well, thank you. I'm glad to hear. In 2020, you remained on the committee and were given the role of communication director. Can you briefly tell us what the role entails for you? Well, that's an interesting role because really my main focus on the communication is to connect with volunteers. And 1 year before that, there was the volunteers coordinating volunteers consultative committee that was actually set up. That was one of the sort of recommendations to connect more with the volunteers as part of the review. And so when I became director, my role was to formalise that committee. And so I reported directly to the board. Yeah. And in that way, we were able to provide. Now, how does your role contribute to the Italian community here at Radio Televisione Italiana? Well, it contributes that I've been able to listen to programs, contribute in giving feedback, understanding the role of volunteering and ensuring that volunteers feel very much part of the radio. Yeah. And also provide some workshops. We're beginning to take that lead within within the radio, being very clear about our roles and responsibilities and ensuring that radio... Good morning and welcome, Mr. John DeFerdi. Your radio show represents political state and federal politics. What does this mean? That means that we find that a lot of people were very interested. After I was on council for about 15 years, I started to talk many people asking questions. And I said to the administration, to the board, that there was a need for a program on local government. So there's not a such other program through any other media that I talk about local government, which local government is... How passionate are you in allowing Radio Italia to thrive and continue? I'm very passionate because radio, since when Marconi started the first radio, everybody thought that the radio, the television comes, the internet, the digital, the radio still number one because you can drive, you can work, you can do anything, but still listen. People want to be informed, and the radio community all over the world are doing a wonderful job. So radio... Buongiorno a tutti, abbiamo il piacere di intervistare Nancy di Radio Italiano 531. And ti piacerebbe vedere di più della comunità giovane essere coinvolto nella tua stazione radio? Assolutamente sì, sì, importante per i giovani to share, to contribute, in which we've got an amazing
community here in South Australia. Radio Italiana 531 is making such a positive, incredible difference in the community. Mm. And I'm very grateful to be a part of it. Today we will be talking to Mario Bianca, Program Director. How difficult is it to organise and execute your programming directions? Oof! With the it is pretty hard, but not in the sense, you know, it's a lot of sort of try to put every little bit of the puzzle together. You have to know all the different people that do the program and know how to direct them in the right direction to go. But at the end of the day, it's a job that gives you satisfaction. So it's easy to do it. Mr. Bill Perio, and welcome. Can you briefly describe the passion you have as sponsorship director that drives you to attract sponsorships to Radio Italiana 531? It's really about keeping Radio Italiana solvent and happy, and we are. We're in a good financial position. Now, to maintain that good financial position, you've got to go out there and show people that they get good value. You know, for as little as $100 a week, you get a few ads, you get outside broadcasts, you can get interviews on radio. And a lot of we have the capacity to do commercials virtually with a day's notice, so we can, if there's something going on or something changing in your business, we can accommodate, and that makes the package even more amenable to our sponsors. Mm. For what reason do you believe sponsors shouldn't think twice about sponsoring Radio Italiana 531? It's just great value. It reaches a captive community. We have over 80%, nearly 90% of everyone that listens to Italian radio listens to us. We've done a survey, an independent survey. So we have a captive audience. We've got a lot of people that love the music, love the culture, love what we represent, and consequently... And thank you all in the Italian community for your exceptional support over the years, and we all hope Radio Televisione Italiana 531 keeps growing in leaps and bounds. Thank you.